un caloroso benvenuto in questa serata umida. Come annunciato dalle previsioni, la pioggia purtroppo non accenna a diminuire. Tuttavia, le condizioni climatiche non appaiono proibitive e una volta sbrigate le formalità di rito, le due squadre faranno regolarmente il loro ingresso in campo. Chi sembra aver incontrato qualche difficoltà, invece, sono i tanti sostenitori presenti allo stadio stasera. Si prestano a prendere posto in realtà solo in questo momento. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi null'altra. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E si comincia. Radu. Lukaku. Vuole la profondità. Chiellini. Matuidi. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Savic. Lukaku. Savic cerca un compagno. Lukaku scatta verso il pallone. Luis Alberto. Ecco il tiro. Hanno iniziato con l'atteggiamento giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. Lucas riceve in ottima posizione. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Ecco Dybala. Bel pallone. Trova il compagno. Prova il tiro. Ma che gol ha fatto? Non ha sbagliato. Ha battuto il portiere. Freddissimo. Ha mantenuto la calma davanti all'estremo difensore riuscendo ad anticiparlo. Gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Lulic. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Luis Alberto. Prova la giocata nello spazio. Immobile. Scatta verso il pallone. Luis Alberto. E trova il compagno. Immobile. Che conclusione. Che tiro, ragazzi. Che gol fantastico. Hanno trovato la parità. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta.
Si ricomincia da una situazione di parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Savic. Bonucci. Lulic. Can. Joao Cancelo. Scodella in avanti. Paulo Dybala prova a prolungare. Palla riconquistata immediatamente. Decide di sfruttare la fascia. Gioca con un pallone lungo. Ci mette una pezza. Bel gesto tecnico. Pjanic. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. E la difesa riesce ad allontanare. C'è il retropassaggio. Allontana il pallone. Bonucci. Pjanic. Joao Cancelo. Vuole la profondità. Can. Gioca una palla lunga. Cercano l'azione veloce. La Lazio cerca spazio per affondare. Savic. Immobile. La mette sulla sinistra. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Lukaku prova a giocarla in profondità. Provano a partire in velocità. Dybala. Bastos. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Cerca un compagno. Alessandro. Prova la giocata di fino. Prova Matuidi. Prova a tagliare sul secondo palo. Savic. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Wallace. Spazza via senza pensarci due volte. Prova il filtrante. Chiellini. Riceve un pallone interessante. Cristiano Ronaldo. Il portiere la calcia lontano. Parolo cerca spazio. Luis Alberto è libero di creare pericolo. Lungo passaggio in avanti. Lulic. Prova con la palla lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. Ottimo dribbling. Cerca spazio. Alessandro scatta verso il pallone. Spazza via. Savic. Opportunità di ripartire. Vuole la profondità. Calibra un bel pallone. Szczęsny senza problemi. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa. Un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Finora abbiamo assistito a una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. L'1-1 è risultato giusto, ma poteva anche essere un pareggio con più reti. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Palla tagliata, colpisce e il portiere dice di no. Perfetta la parata. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. C'è il colpo di testa! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione.
Lulic, Pjanic, Chan prova la giocata nello spazio. Dybala, ottima parata del portiere, ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Cercherà di metterla in mezzo, sceglie di battere corto. Bella apertura, conclusione, se la cava la difesa, allontana la palla, si riprenderà con una rimessa laterale. Lulic, c'è la palla lunga in avanti. Parolo, Chiellini. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità... Cristiano Ronaldo! Altra opportunità, ma hanno sbagliato ancora. La Juventus si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Lucas sparoglia la situazione. Pallone lungo in verticale. Luis Alberto prova a verticalizzare. Avanzare l'azione con il lancio lungo sulla fascia in profondità. João Cancelo ha spazio per affondare. Dybala cerca un compagno. Baltiro, la difesa riesce a spezzare l'azione. La cross in mezzo, libera tempestivamente. Prova il filtrante, cerca il numero. Cagno recupera il pallone in scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Cerca spazio, grande movimento nello spazio. Buono il cross tagliato. Dybala ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Parolo. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Cuadrado può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Provano a ripartire da dietro. Radu. La Juventus può ancora effettuare un cambio. Radu. Lukaku. João Cancelo. Di forza. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Intercetta il passaggio, pericolo. Pallone alto nello spazio. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Radu prova la verticalizzazione.
prova la giocata nello spazio. Non è ancora detta l'ultima parola, potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Bonucci legge bene l'azione, blocca il pallone. La Juventus si lancia in avanti quando manca poco al termine della partita. Il guardalinea ha deciso, ha visto una deviazione, calcio d'angolo. Pjanic la gioca corta. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Il direttore di gara stentola il cartellino giallo. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. E c'è l'ennesimo calcio piazzato. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Che gol, signori, che gol! Una giocata perfetta! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Un'esecuzione perfetta, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. La gara si fa interessante. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Tentativo di allungare il gioco. Allontana il pericolo. Soltanto rimessa laterale qui. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Ecco Cuadrado. Pochi minuti, addirittura secondi e sarà finita. Matuidi! Salvati dalla traversa. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per il tiro. Tutto perfetto, a parte il tiro in porta, che a dire la verità si poteva eseguire molto meglio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cristiano Ronaldo. Vuole la profondità. Cerca un compagno. La difesa deve interpretare questa azione come un campo. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Paolo Dybala si propone in mezzo. Matuidi guadagna metri. Occasione. Matuidi la gioca all'indietro. Cristiano Ronaldo. Luis Alberto. Cristiano Ronaldo. Cristiano. È un grande riflesso qui. Alessandro. La Juventus si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo a termine di una gara senza esclusione di colpi. Che partita ti è sembrata, Luca? Hanno costretto subito l'avversario di inserire.